RSC del web, un salutone da Nabaccio e bentornati su Valheim. E prima di iniziare il video di oggi, come sempre, ricordo di lasciare un like per sostenere me, la serie del canale, e iscrivervi se non fatto, lasciarmi un commentino dandomi consigli per oggi. Altrimenti guardate negli occhi il buon Gian Pier Giorgio, perché se non mettete like a questo video lui si arrabbia e poi sono cavolacci vostri. Detto ciò, ragazzacci, a parte le minchiate, non ho grossi aggiornamenti. L'unica cosa che ho fatto è stato farmare un pochettino. Sono andato un po' in esplorazione, ho imparato a mettere i waypoint. Si fa così, doppio clic, basta scegliere. E ho trovato diverse cosettine come dungeon, spawner, un troll. Poi lo andremo ad affrontare. Sono morto, sì, sono morto. E delle vene di copper che molto probabilmente andremo a sfruttare prossimamente. Ma non oggi, non oggi. E poi vi volevo far vedere una cosa. Come potete vedere, ho messo le casse doppie. A cose normali le casse sopra non si possono mettere. Ok? Però ho messo delle piattaforme nel mezzo e posso piazzare sopra le casse. È comodo, simpatico. Detto ciò, quest'oggi volevo andare ad affrontare il primo boss del gioco, ovvero Ektir. Però mi volevo preparare un attimino bene. Nello scorso episodio ci siamo fatti un po' un equipaggiamento migliore, però non mi ero accorto che mi potevo fare le tuniche di cuoio con le pelli del cervo, che sono meglio di queste qui sicuramente, e già che ci sono le vorrei potenziare ulteriormente. Ho farmato, sono andato un po' in giro anche perché volevo farmare appunto le ossa degli scheletri e un po' di cosettine tipo questo prendiamolo, poi mi servirà del legno, sicuramente ne prendiamo un po', sono anche troppo pieno, ma sei appesantito Ciccio, lo so, un attimo. Mi farei subitissimo questo coso qua, questo, che dovrebbe servire per upgradare la workbench a livello 3. Ok, non so bene che effetti possa dare in più, però vediamo un attimo insieme. Mi sblocca cose? Sembrerebbe di no, però a questo punto posso upgradare la tunica di cuoio. Perfetto. Esatto, i pantaloni di cuoio, eccellente. L'elmetto no, perché mi manca la pelle. Dai, me ne manca uno, ma serio. Ci potenziamo il coltello a livello 3, visto che possiamo. L'arco mi richiede un po' di cosette, aspettiamo un attimo. Volevo fare la cappa di pelle di cervo, che non so cosa serve, però visto che c'è la facciamo. La possiamo anche upgradare? Sì, ma mi manca la pelle di cervo. Ok, quindi a questo punto noi ci possiamo mettere questo e aumentiamo not considerevolmente la nostra armatura. Mi posso mettere anche questo? Oh yes, così perlomeno forse ci pariamo un po' dal freddo? Non lo so, però ci dà dell'armatura. E devo dire che con questo nuovo vestiario siamo ancora più cazzutissimi dei vichingoni super mega power. Visto che ne abbiamo la possibilità, direi di andare a cercare qualche cervo, così ci potenziamo anche l'arco e andiamo a fare il boss. Ma prima vi voglio far vedere che ho messo giù due alveari per le api che ci fanno del miele. Il miele è un qualcosa di molto particolare ed eccezionale, mangiato ci dà tantissima salute, se potete vedere qua, ce ne dà un bel po' e ci possiamo anche potenziare parecchio.
Detto questo, fatemi andare a cercare qualche cervo e ci vediamo tra un pochetto. Ok, ecco l'ultimo pezzo. Sì, ci siamo. Torniamo a casa e vediamo un attimo da farsi. Molto bene, eccoci arrivati a casetta nostra. Vediamo un po' se adesso riusciamo ad upgradare l'arco. O prima l'elmetto. Sarebbe il caso, forse, sicuramente almeno ci abbiamo un po' più di armatura, esatto. E l'arco mi serviva dell'altra pelle di cervo. Va bene, non è un problema insormontabile. Lo farò prossimamente. Intanto posiamo quello che eventualmente non ci serve, tipo tutta sta robetta qua. Mi porterei via almeno due di trofei del cervo, perché se non ho capito male, per poter evocare questo boss abbiamo bisogno appunto dei trofei di cervo. Cibo ce ne abbiamo un'abbondanza. L'unica cosa, eventualmente mi prenderei anche del miele, perché come abbiamo visto è un cibo molto buono. Poi posiamo questo, ci prendiamo un po' di legna, perché vorrei provare a fare una cosa per poter affrontare questo boss, e direi che ci siamo. Egregiamente, yes, dormiamo e domattina presto andiamo ad affrontare questo temibile nemico. Buongiornissimo Gian Pier Giorgio, il caffè non ce l'abbiamo, magari ci facciamo un cosciottino di pollo perché ci potrebbe far comodo, e ci dirigiamo verso questa zona qua. Molto bene, siamo molto vicino alla zona contrassegnata. Dovrebbe essere una sorta di altare, visto che ci sono dei funghetti me li prendo. Ce n'è un altro qua, eccellente. E dovrebbe... salve, lei volebbe morire male, eccellente. È il nostro cortellaccio, ne sa, eh? Qui, se non ho capito male, ci dovrebbe essere una sorta di altare sul quale, esatto, dobbiamo offrire le teste di cervo. E fatto questo, salve corvo, come stai? Tutto a posto? Lui ci parla, ci dice cose, va bene. E il problema è che sto zio è abbastanza ticcio. Allora, lei qui non può stare, se ne vada, perfetto. Quindi io avevo pensato di fare una specie di barricata, ok, in modo da poterlo affrontare, boh, più o meno tranquillamente. Potremmo provare. Effettivamente non so quanto possa reggere, però ci proviamo. Se io tipo faccio una cosa di questo genere, ma anche una robettina semplice, tranquilla, è proprio easy peasy lemon squeezy, alta magari 2, ok, non dovrebbe essere troppo problematica la cosa. Problema sarà magari arrivarci sopra, ma magari con delle semplici scalette, sì, e poi qui ci mettiamo una bella fondamenta, così io da qua sopra forse sto un po' più riparato. Non è detto, ma nella vita, però visto che ce l'abbiamo, magari che è un po' di staccionate, come la vedi? Bah, direi che può andare. Poi questa ce la mettiamo all'occorrenza dopo e siamo a posto. Ora io devo offrire, se non ho capito male, queste. Ok,
Quindi se io piglio 8, sì, sì, scappa, tela, tela, tela tantissimo, che casino! Ah, mi manca il... Ah, mi scusi, un attimo, abbia pazienza. Ah, ma che sei di fuori? Fulmine e saette, non ci fosse un domani. Sì, mi scusi, lei è parecchio un cazzereccio. Va bene, un attimo, che lei è molto un cazzereccio e io non la prendo mai nella vita. Mi faccio andare via, facci mangiare un attimo. Perfetto. Allora, stia molto calmo. Lei deve stare calmissimo. Però ti faccio male, ciccio, eh? Ah, scappatela. Ma che sei matto? Aia. Allora, devi stare molto calmo. Stare molto calmissimo. Eh? Lei non può essere così incazzereccio. Stai calmo, stai calmo. Guarda come spacca tutto lui. Ma lui non guarda in faccia a nessuno proprio. Però sembriamo reggere abbastanza discretamente. Ok, vediamo un po' da vicino. Allora, il coltello non è che gli facci un granché, però noi riusciamo a parare. Sì, dai, no, sembra che si... che regga bene la faccenda qua. Anche se... Allora, vieni qua. Un po' se... Gli faccio più male con l'arco, però. Ah, però anche lui mi dà delle stecche importanti, Ah, stai calmo, stai molto calmo, devi stare calmissimo. Perfetto. Allora, il ragazzone qua è molto particolarmente incazzato. Guardalo, 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 maledetto. No. Fatti cascare l'albero addosso. No? Sì. Scusi, un secondo, venga un attimo qua, che c'è un alberello qui che vuole una sua cornata. Perfetto. No, Lei è molto... Ah, soffro io. Allora, mi facci mangiare un cosciotto, giovine. Te non c'hai altro da fa? Sto combattendo contro il cervo mistico della Madonna qua. Ma se ne vada. Ma t'ho detto vattene. Aia, mi fai male. Stai calmo, stai. Allora, devi stare molto calmo. Vediamo un po' se ti do delle stecche importanti. Allora, credo che se lo prendiamo nella testa, gli facciamo più male. Il problema è prenderlo nella testa. Stai fermo? Aia. No. Ah, questa l'ho sentita tutta. Porca trottola. Un attimo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ma... si avvicina alla sua fine, Allora, fatemi ricaricare un po' la... Aia. Ricaricare un po' la stamina, stavo dicendo. Allora, dipende un attimo dove lo prendiamo. In testa forse gli fa un po' più male, però non è facile da prendere in capo. Comunque devo dire che il nuovo equipaggiamento regge bene, regge bene. Oh, meno male ci siamo potenziati un attimo. Stai calmissimo, stai. Allora, e di morire male, bravo ciccio. Mi dai qualcosa? Ah, ok,
Allora, robe, robe, oh, lei viene così di soppiatto, stia molto calmo. Che mi hai dato? Ardeiter, ok, questo va bene, interessante, interessante, interessante. Vediamo cosa da dirci il signor Corvo, ci dica, va bene, devo tornare all'altare, va bene. Quindi dobbiamo andare di qua. Ok, siamo abbastanza vicini. Scusi, mi scusi, mi scusi. Venga qua. Oh, le devo parlare. Perfetto. Che mi posso sentire grugnire nell'orecchio così da lei. Abbia pazienza. Stavo dicendo, siamo vicini all'altare. Dobbiamo, a quanto pare, mettere il trofeo, e se non ho capito male, mettendo giù il trofeo ci dovrebbe dare un boost qualcosa. Trofiuk, sacrifice trofiu. Ok, perfetto. Cos'è sta roba? Figherrimo, salve, mi dica. Ok, la prossima meta è la foresta nera. Va bene. Intanto, buono. Ci dà un buff? Un buff importante. 60% in meno di uso della stamina. Buono. Molto buono. Ma come viaggio ora Gian per Giorgio, eh? Ed eccoci di ritorno a casa. Ora, prima di salutarci, volevo dare un'occhiata a un paio di cosette perché ho visto ci sono sbloccate cose interessanti. Ecco la piccozza. È buona la piccozza. La piccozza me la farei perché è un oggetto interessante. E poi vediamo un po' se tante volte. No, non tu. No, perché la piccozza, se non ho capito male, mi dovrebbe consentire di prendere tipo. Salve! Che mi dice lei, mo? Ecco, esatto. Possiamo prendere il copper e rompere la terra da fare del genere. Tipo sta pietra. Posso. Posso rompere? E mi dà? Che mi dai? Mi dai la pietra, normale, ok. Ecco, questa è una cosa interessante. E si può rompere e abbassare il terreno, pianeggiare. Belle parole! Possiamo fare cose interessanti adesso. Tipo, sta collinetta mi rompe l'anima? Io la pillo, la butto giù. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qua. Dal nostro vichingone Gian Pier Giorgio Super Po è tutto. E nonostante le dure fatiche, torna a casa con un lauto bottino. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, un commento, condividere questo video con i social, di cui tra l'altro datemi in descrizione se siete stati fatti iscrivervi al canale. Dal bacio e da Gian Pier Giorgio, pronto ad andare in miniera a minare tutti i minerali del caso. Un saluto, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao!